qualcuno riesce a mettere in atto, diciamo, un teatrino che analogicamente ci ricorda la triade originaria, e noi ci coinvolgiamo, perché è la prima forma di innamoramento che abbiamo sperimentato proprio nella triade. Salutiamo anche Simone. Ovviamente, come ho già detto, questo vale per, diciamo, le triadi valgono per tutte le persone che hanno sviluppato un imprinting egocentrico, non per le tipologie genitoriali. Quindi, però, diciamo che secondo me una buona parte di persone ha sviluppato un imprinting egocentrico. Chi non l'avesse sviluppato è forse genitoriale, poi andremo a vedere invece le diadi, perché le tipologie genitoriali hanno rapporto in diade. Allora, ho il foglio di carta, ce l'ho. Quindi gli elementi di questa triade, come abbiamo detto, sono due elementi, uno che si chiama adulto significativo, uno che si chiama regista e uno che si chiama elemento di verifica. L'adulto significativo chi è? È praticamente, come abbiamo detto, il soggetto se è stato tradito da un genitore dello stesso sesso, perché può sostituirlo. Quindi un ego maschio uomo e un ego femmina donna. Mentre la figura del regista è l'inverso. Quando io non posso sostituirmi perché sono di sesso diverso, non posso prendere il posto di mia madre e quindi diventerò il regista e andrò a cercare una persona al mio posto, che, cioè una persona che possa prendere il posto di mia madre, che potrebbe essere la nonna, la zia, la maestra, non lo so. E lo stesso discorso vale per una donna nei confronti del padre, una donna che ha vissuto il tradimento del padre. Quindi le figure di regista sono le figure di maschio ego femmina e donna, diciamo, ego maschio. Allora, abbiamo visto per ora come si sono sviluppate le triadi dell'uomo, abbiamo visto l'uomo ego maschio fino adesso. Adesso direi, se siete d'accordo, andiamo avanti sempre con gli uomini, poi passiamo alla tipologia delle donne. Passiamo agli uomini, abbiamo visto tutte e due, no? Gli uomini ego maschio, mi sembra di sì. Abbiamo visto l'uomo ego maschio stimolato a triangolo e l'uomo ego maschio, l'abbiamo visto tutte e due, vero? Sì. Quindi vediamo sempre l'uomo, gli uomini ego femmina. Quindi vediamo l'uomo. Ok, vediamo l'uomo ego femmina. L'uomo ego femmina ha vissuto il tradimento da parte della madre. Quindi che figura occuperà? Quindi allora, abbiamo però due tipologie di uomo ego femmina. Anche qua abbiamo l'uomo ego femmina stimolata ad asta e l'uomo ego femmina stimolata a triangolo. Cioè uomo ego femmina con stimolatore triangolo alimentatore gratificante asta e l'uomo ego femmina con stimolatore asta e gratificante triangolo. Abbiamo queste due tipologie di uomini ego femmina. Giusto? Ci siamo? Allora, partiamo dall'uomo ego femmina stimolato a triangolo e gratificato ad asta. Questa cosa qua. Poi vedremo anche altre cose. Comunque, vediamo questo. Allora, questo uomo qua, che figura è? È regista o è adulto significativo? Cioè, questa persona qua è un regista o è un adulto significativo? Ricordo che il regista è una persona che non può sostituirsi al genitore che l'ha tradito. Perfetto, lui è ruolo di regista. Quindi la persona è regista. Ed è uomo, ovviamente, quindi regista uomo. Lo metto a circolare in questo modo, visto che la persona, quindi io incontro una persona ego femmina, so che avrà una figura di regista se incontro un uomo ego femmina. Tutti gli uomini ego femmina sono registi.
Cosa vuol dire regista? Vuol dire che è un ente giudicante che giudicherà. E che cosa giudicherà il regista? Giudicherà la relazione tra un adulto significativo e istituzionale, elemento giudicato, e un diciamo elemento di verifica trasgressivo. Quindi quello che ci manca è sapere di che sesso dovrebbe essere per creare una triade fittizia, o come faccio io a entrare. Perché io come faccio a entrare? Vabbè, vediamo adesso la triade e poi cerchiamo di capire. Quindi, l'adulto significativo che il regista giudicherà, di che sesso sarà, uomo o donna? L'adulto significativo che il regista giudicherà, sarà uomo o sarà donna? Datemi una risposta. L'adulto significativo che il regista giudicherà, sarà donna o sarà uomo? Betty Kotic dice che sarà donna. Siete tutti d'accordo con Betty Kotic o qualcuno non è d'accordo? Roxy Rosa, ad esempio, dice uomo. Qualcun altro ha qualche altro? Tanto le probabilità sono al 50%. Simone Rossi dice donna. Qualcun altro, qualche altra chance? Trans non va bene, o uomo donna. Però vi farò una seconda domanda, almeno a chi ha risposto. Come mai Betty Kotic ha detto donna e come mai Roxy Rosa ha detto uomo? O anche Simone Rossi. Com'è che Simone Rossi ha detto donna? Green Apple dice donna. Ok, come mai anche Green Apple dice donna? E come mai invece Roxy Rosa dice uomo? Chi sarà il vincitore? Ditemi il motivo, perché ovviamente uno può buttare a caso uomo donna. No, che c'entra che è regista? No, 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 non c'entra una mazza. Lui è regista, io sto chiedendo, lui è regista ed è uomo, perché lui è uomo, ed è regista ed è uomo. Ma io sto chiedendo di che sesso è, di che sesso è l'adulto significativo. Quindi abbiamo già capito che Betty Kotic ha sparato a muzzo. Lui è regista ed è uomo. Contrario allo stimolatore non c'entra un cazzo. L'adulto significativo con lo stimolatore non c'entra niente. Quindi anche Roxy Rosa ha sparato a cazzo. Vediamo se c'è qualcuno che spara, che dice che cos'è e perché. Perché è ovvio che uno può dire uomo, può dire donna, dice a caso. Chi dice donna dice danno. Allora... ragazzi, c'è che dovete studiare, però adesso non è che voglio bacchettarvi, però se non studiate. Allora, Simone Rossi e Green Apple che si sono espressi ma non hanno detto perché. Potete esprimervi? Poi la faccio lunga solo questo, poi dopo vado veloce però, perché ogni volta vi dimenticate. Non c'entra un beata minchia, non c'entra una beata minchia. Stiamo cercando l'adulto significativo, non c'entra, non c'entra. Non c'entra niente, Simone, non so, cosa vuol dire se senti in un giudizio negativo? Che c'entra? Non c'entra, è un fattore tecnico, no? Non c'entra se senti in un giudizio. No, che c'entra? No, qui dipende dalla tipologia. Perché una tipologia si sente in un giudizio e una nell'altra? Allora, Roxy Rosa ha detto un'altra cosa che non c'entra e anche Simone Rossi ha detto una cosa che non c'entra. Vabbè, Green Apple non dice niente, quindi mi esprimo io. Allora, sturatevi le orecchie, l'adulto significativo, il sesso dell'adulto significativo
è sempre omologo al sesso dell'ego. No, non c'entra, Betty Cotton, non c'entra. La motivazione è questa. Il sesso, no, non c'entra attaccarsi alla madre. Il sesso, nella triade, il sesso dell'adulto significativo è sempre conforme al sesso dell'ego. Quindi, se parliamo di ego femmina, sarà femmina. Quindi l'adulto significativo è femmina, AS femmina. Quindi praticamente abbiamo che il regista giudicherà una AS femmina. Ma giudicherà di che cosa? Su cosa esprime il giudizio il regista? Esprime giudizio su come questo adulto significativo, cioè questa femmina istituzionale, si relaziona a un elemento di verifica trasgressivo. Che sesso avrà? Che sesso avrà? Che sesso avrà l'elemento di verifica trasgressivo e perché? Qual è il sesso dell'elemento di verifica trasgressivo e perché? Vediamo se qualcuno risponde. Che sesso avrà l'elemento di verifica trasgressivo con cui è relazionata questa femmina istituzionale giudicata da un uomo regista? Perché noi dobbiamo capire la triade, no? Una volta che abbiamo compreso la triade possiamo agire. Visto che nessuno scrive, ve lo dico io, se no facciamo notte, sarà uomo perché è l'opposto dello stimolatore penalizzante. L'elemento di verifica è opposto dello stimolatore penalizzante. Quindi sarà uomo. Quindi avremo EV uomo. Quindi, allora, abbiamo trovato la triade. Abbiamo trovato la triade. Quindi, un uomo regista giudica una femmina istituzionale che ha praticamente, che identifica come la madre, che è relazionata col padre trasgressivo. E quindi se io voglio sedurre quest'uomo e tu entri come donna, devi presentarti come donna istituzionale, non come donna trasgressiva. Quindi una donna che vuole sedurre un regista uomo, deve porsi come figura istituzionale, mentre un uomo deve porsi come uomo trasgressivo, un uomo che potrebbe essere l'amico, ovviamente. Non parlo di seduzione omosessuale, qua parliamo di eterosessuali, però un uomo deve porsi come un amico trasgressivo, diciamo così, che è relazionato con una donna, per acquisire potenziale sul regista. Quando è che si acquisisce potenziale sul regista, però? Quando mettiamo in atto un comportamento tale per cui facciamo esprimere al regista un giudizio positivo. Quindi non basta essere femmine istituzionali o uomini trasgressivi, dobbiamo mettere in atto un comportamento tale per cui il regista sarà indotto a esprimere un giudizio positivo. Ora, come giudicherà? No, quando parliamo di stimolatore penalizzante intendiamo il penalizzante. No, stimolatore penalizzante intendiamo il penalizzante, non il gratificante. Allora, ci sono due stimolatori, lo stimolatore penalizzante e lo stimolatore gratificante. Quando parliamo di stimolatore penalizzante non intendiamo il gratificante, perché sennò avremmo detto il penalizzante, avremmo detto il gratificante. Intendiamo proprio lo stimolatore penalizzante. Allora, questo qua, allora, scrivo penalizzante, gratificante, alimentatore.
Allora abbiamo lo stimolatore gratificante, l'alimentatore, lo stimolatore penalizzante. Questo è il penalizzante, questo è l'alimentatore, questo è il gratificante. Quello sopra in alto è il gratificante. Allora, nelle triadi, quello sopra in alto è sempre il gratificante, quello centrale è sempre l'alimentatore e quello sotto è sempre lo stimolatore penalizzante. Quindi, come deve comportarsi, diciamo, come deve comportarsi questa femmina istituzionale affinché... Ah, no, 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 è così. Come deve comportarsi questa femmina istituzionale affinché il regista possa diciamo, cioè cosa deve fare la femmina istituzionale affinché il regista possa avere un comportamento positivo, un giudizio positivo e quindi coinvolgersi con lei? Per fare questo mi serve l'informazione se questa tipologia è emotiva o è iperlogica. Quindi questa tipologia ego maschio, ego femmina, gratificante aste, penalizzante triangolo, è una tipologia ego, emotiva o iperlogica? È una tipologia emotiva o iperlogica? No, no, che c'entra istituzionale o meno? Questo è sempre istituzionale, non c'entra niente, Roxy Rosa. Allora, l'adulto significativo è sempre istituzionale, ma dobbiamo capire come deve comportarsi con l'elemento di verifica, cioè deve comportarsi in modo complementare, deve dire che l'elemento di verifica è una brava persona, o deve dire che l'elemento di verifica è uno stronzo? Questo è quello che è. Cioè, cosa deve dire al regista? Ah, guarda, sì, come vanno le cose? Guarda, non tanto bene, perché c'ho una relazione con uno che mi fa soffrire, è un bastardo, un pezzo di merda, mi tratta male, mi manda a battere, non lo so, per dire, no? Sto vivendo male. Deve dire così? O deve dire al regista? Ah, sì, guarda, in questo periodo, sì, ho una relazione con uno trasgressivo che mi fa stare bene, mi dà delle emozioni molto forti, mi fa proprio, cioè provo proprio piacere a relazionarmi con questa persona perché mi dà proprio delle belle emozioni. Allora, devo recitare la parte, cioè questa donna istituzionale, deve recitare la parte A, è un pezzo di merda, stronzo, mi fa soffrire, mi manda a battere, tra virgolette, oppure deve recitare la parte B? No, è un bravo ragazzo, è innamorato di me, mi dà grandi emozioni. Cosa deve fare? La parte A o la parte B? Non c'entra un cazzo la polarità. Ho detto prima... Devo capire se è emotivo o iperlogico. Che c'entra la polarità? Devo capire se è emotivo o iperlogico. Questa tipologia qua è emotiva o è iperlogica? Oh, brava Betty Cotti, è iperlogica perché è un ego femmina che anziché avere la polarità avere, ha la polarità essere, no? Perché ricordiamoci che gli ego femmina nella tipologia emotiva hanno la polarità avere, questa invece ha la polarità essere. Ha la polarità essere perché l'alimentatore è conforme allo stimolatore, quindi è iperlogico. E quindi, siccome questa è una tipologia iperlogica, che ruolo dovrà avere, cioè come dovrà comportarsi questa femmina istituzionale per, diciamo, come dovrà comportarsi questa femmina istituzionale, cosa dovrà dire al regista per acquisire potenziale? Parte A o parte B? Parte A, ricordo, è un pezzo...
No, che lo deve cazziare, non deve cazziare nessuno. Che cosa deve dire rispetto alla relazione che cerca un elemento di verifica trasgressivo? Non deve cazziare nessuno, deve dire delle cose in modo tale che l'altro esprima un giudizio, dice cazzo hai ragione, è uno stronzo. Non deve cazziare nessuno, non è lo stimolatore penalizzante. No, non c'entra niente, no, la domanda è, no. Ragazzi, allora, vedo che studiate poco, dovete studiare di più. Deve praticamente dire, deve dire che è un rapporto simmetrico, perché ricordiamoci che le persone iperlogiche esprimono un giudizio positivo sul rapporto simmetrico. Quindi il rapporto simmetrico deve dire, guarda, in questo periodo sto vivendo male, perché ho una relazione con uno che mi fa soffrire, cioè uno che mi fa soffrire, uno che mi tratta male. Cioè lui deve identificare questa donna come la madre buona da sottrarre alle grinfie del papà cattivo. Quindi deve dire, sono relazionata con un uomo trasgressivo che mi fa soffrire, no, mi tratta male, guarda, io vorrei staccarmi, ma lui mi tratta male, mi fa soffrire, mi fa le corna, mi tradisce, io voglio staccarmi. E allora il regista gli dirà, brava, devi staccarti, e lui si innamorerà perché vorrà tirarla fuori da questa situazione, e si innamorerà. È chiaro? Ma soprattutto devono essere chiare le motivazioni, perché sennò uno, come dire, va a muzzo fondamentalmente. Mentre invece, se io voglio entrare in triade come uomo, perché magari quello è il mio capo ufficio e io voglio acquisire l'aumento di stipendio, diciamo così, se io quindi voglio entrare in triade come uomo, come deve entrare? Come deve entrare in triade come uomo? Come uomo istituzionale o come uomo trasgressivo? Come deve entrare? Se io fossi un uomo che voglio, che ne so, ho capito che il mio capo ufficio è regista e voglio recitare una parte per acquisire potenziale e da pilotare poi sull'aumento di stipendio, ammettiamo. Come deve... Esatto, deve entrare in modo trasgressivo, ma a dire che cosa? Dire che cosa però? Deve presentarmi come trasgressivo, va benissimo, ma devo fargli esprimere un giudizio positivo sulla mia relazione con chi? Con un adulto, con una donna istituzionale. E siccome lui è sempre iperlogico, per fargli esprimere un giudizio positivo, cosa devo fare? Cosa devo dire? Fatemi un esempio, lo faccio io l'esempio, se no viene notte e è già scaduto il tempo. Allora dovrò dire al mio capo ufficio, guardi un periodo che, guardi, a me piacerebbe, magari potremmo combinare, andare in giro, anche delle cubane per le mani, ma c'ho sta rompicoglioni di mia moglie, che è una bigotta, tutta casa e chiesa, questa stronza che mi rompe i coglioni, mi caga il cazzo ogni volta che voglio uscire. Guarda, io se non avessi sta moglie di merda che dovrebbe andarsene in convento, potremmo, guardi, la inviterei volentieri perché ho due cubane per le mani che sono la fine del mondo. Purtroppo c'ho sta rompicoglioni cagacazzo che è una proprio tutta casa e chiesa, che appena metto il naso fuori di casa questa inizia a farmi il terzo grado e a me mi fa pure schifo perché oramai è diventata una vecchia bigotta peggio dei testimoni di Genova. Questo devo dirgli. Non vedo l'ora di togliermela dai coglioni, non vedo l'ora di divorziare da questa cagacazzo. E così ce ne guardi, la invito proprio... Anzi, guardi, la mando a fanculo, cioè ripeto, la mando a fanculo questa sera e venga con me, che ci sono due cubane che ho conosciuto in un night che ci faranno dei bei servizietti.
Questo è quello che devo dire se voglio acquisire potenziale sul capufficio. Ma che c'entra che se l'è sposata a fare? Stiamo recitando una parte, stiamo recitando una parte. Tu devi recitare una parte, devi recitare una parte, no? Perché tu devi entrare nella triade, devi entrare nella triade dell'altro, no? Non è cosa sei disposto a fare, è una recita. Allora, questa cosa qua è una recita, che, però è molto potente, è veramente molto potente. È chiara, è chiaro però il comportamento come deve essere? È chiaro come deve essere il comportamento? E soprattutto quali sono le motivazioni del comportamento? Ah, è chiaro. Bene, bene, meno male. Bene, quindi detto questo, ci vediamo, ripasseremo la prossima volta. Non so se Alexandra, mi sembra c'era Alexandra. Alexandra, vatti a vedere i video precedenti, Alexandra. Ma comunque vedrai che faremo tanti esempi, per cui alla fine capirai bene anche tu. Ok, ci vediamo quindi tra un quarto d'ora, sul canale, su questo canale per la live, e poi alle 9, alle 21, non perdetevi che questa sera abbiamo la prof dell'amore, la professoressa dell'amore, che insegnerà a voi carampane, a voi malgascione, come essere più femminili e dare piacere a un uomo, sedurre anche sessualmente un uomo. Abbiamo la prof dell'amore alle 21, quindi bene, salutiamo Alexandra, Green Apple, Roxy Rosa, Betty Kotic e insomma tutti gli altri, e ci vediamo tra un quarto d'ora sul canale per la live, mi raccomando, che la live sarà divertente, spero, eh? E studiate, ripassate, vecchie carampane, malga